Beffa amarissima per la Fidelisandria che saluta la Coppa Italia e lo fa incassando la doppietta di Convitto in pieno recupero. Il Trapani ribalta in extremis l'iniziale vantaggio biancazzurro, vince 2-1 e vola in semifinale proseguendo la sua marcia inarrestabile. Grosse polemiche per la conduzione arbitrale, furia dei padroni di casa sulla seconda rete dei siciliani, probabilmente viziata da un tocco di mano sul controllo dello stesso attaccante. Primo tempo vibrante, in campo è una battaglia, i siciliani partono forti. Al secondo Crimi trova la gran risposta di Baglietti, Kragl respinge clamorosamente a lato. 14esimo, a quadro lascia partire una conclusione tesa e potente, ma l'estremo difensore pugliese è reattivo sul conseguente corner. Gelli tutto solo non riesce ad angolare di testa, Baglietti se la ritrova tra le braccia. Al primo affondo la Fidelis fa centro. 17esimo, Cristini sbaglia il disimpegno e concede il break ai biancazzurri. Russo avanza e viene steso sulla mattonella, da cui Strambelli centra direttamente la traversa. Donida deve solo respingere in porta per l'1-0 che sblocca un divertente quarto di finale. Il Trapani non ci sta e risponde al 24esimo. Kragl si accentra, carica il suo mancino terribile che però non sortisce effetto. Al 26esimo i padroni di casa hanno la palla del raddoppio. Antonini salva su Venanzio da due passi. Russo sceglie la potenza graziando i Granata. L'ultima emozione del primo tempo giunge al 32esimo. Bova vede Balla che da ottima posizione viene murato sul più bello da Feola. Fidelis avanti all'intervallo. Prima chance della ripresa al 55esimo. Taglio di Samaché sul suggerimento di Acquadro. L'attaccante se l'allunga sul fondo. 70esimo, Bollino serve Convitto ma Baglietti è attento. 72esimo, si affaccia la Fidelis con la conclusione di Scaringella. 75esimo, Strambelli si accentra, palla alta. 85esimo, i Granata tornano ad affondare. Bollino serve Kragl che punta il primo palo. Miracolo di Baglietti con il piede. 6 minuti di recupero, succede di tutto. 91esimo, Bollino fa tutto bene ma la passa al portiere biancazzurro. La Fidelis regge l'urto ma cede al 93esimo, è sempre Bollino a portare palla, cioccolatino per Convitto che fa 1-1 gelando il degli ulivi. Ma non è finita qui, la squadra di Torrisi non molla e continua ad attaccare. 95esimo, balla dalla destra, trova ancora Convitto che controlla e realizza un gol meraviglioso che porta i suoi in semifinale e fa infuriare i padroni di casa. Fioccano ammonizioni ed espulsioni dalla panchina ma l'esito non cambia, tanta amarezza per i federiciani. Il Trapani resta imbattuto e passa il turno.